Ben ritrovati con Pronto Telenova, rispondiamo oggi, in questo venerdì, alle vostre domande sulle malattie cardiovascolari con Stefano Carugo, dottore, professore del Policlinico, direttore di cardiologia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ben trovato, ovviamente avevo anticipato prima della pausa pubblicitaria che avremo parlato di questo. Ovviamente voi scriveteci e telefonateci, c'è già qualche messaggio che è arrivato per te. Allora, l'ictus può essere legato a malattie cardiovascolari? Grazie, Antonio. Chi ha la pressione alta, il diabete, il colesterolo alto e chi è obeso e più facilmente può avere un ictus. Per questo noi stressiamo tantissimo a controllare questi importanti fattori di rischio. Quindi, ripeto, la pressione, il colesterolo, la pancetta e fare un po' d'attività fisica. Quindi la mia risposta è assolutamente sì. Anche la pancetta? Beh, l'obesità, adesso io l'ho chiamata simpaticamente la pancetta, l'obesità è un fattore di rischio. Quindi la sedentarietà è un fattore di rischio, quindi maggiore il peso corporeo, maggiore il rischio di avere una malattia cardiovascolare. L'ictus è una delle più tipiche. Perché c'è un po' questa credenza, forse popolare, per cui quando si corre ci si affatica e c'è chi ha paura che gli venga un infarto. Ma no, è un problema solo di allenamento, ma soprattutto, se posso permettermi, di sapere da dove uno parte. Cioè, almeno una visita, un elettrocardiogramma, prima di iniziare a fare attività sportiva di qualsiasi tipo, conviene farlo, no? Se uno vuole andare in macchina da Milano a Lecce, controlla l'olio, le gomme, quei quattro parametri della macchina. Ecco, anche il nostro organismo è così, noi dobbiamo fare quei quattro controlli per capire fino a che punto possiamo spingerci. Ripeto, la pressione arteriosa innanzitutto, controllare il colesterolo e la glicemia e ribadisco il peso corporeo. Fare attività fisica fa sempre bene, comunque a qualsiasi età. Grazie, sono Antonio, scrivo da Sesto San Giovanni, ho 65 anni, ho fatto l'elettrocardiogramma prima di iniziare a fare Pancafit 2 anni fa, ora devo rifarlo o basta il certificato medico? Grazie mille. Lo chiedono sempre l'ICG tutti gli anni, quindi credo proprio di sì. Ah, è obbligatorio, quindi diciamo al nostro telespettatore che... Ma io lo consiglio anche sinceramente, un elettrocardiogramma ormai può essere fatto anche in farmacia, per dire, senza andare in ospedale, è sempre un check del proprio motore, della batteria della nostra macchina che è il cuore, quindi un elettrocardiogramma, anche quello di base, dà delle informazioni semplici ma importanti, quindi consiglio al nostro telespettatore di farlo, insomma. Scusami, Ambra scrive e dice: per caso l'elettrocardiogramma va fatto sotto sforzo per fare attività fisica? Grazie. Cerco di prenderli a tema, poi ovviamente poi salteremo di qua e di là perché arrivano sparsi, quindi non avrò questa capacità di riunirli. Per l'idoneità sportiva sì, cioè noi dobbiamo suddividere lo sport tra quello non agonistico e agonistico. Ok. Chi fa lo sport agonistico tutti gli anni viene sottoposto a dei test che sono la visita, il test da sforzo, la spirometria, l'esame delle urine. Chi invece non fa attività, chiamiamola agonistica, non è obbligatorio, però... Secondo me è consigliabile, almeno come dicevo prima, l'elettrocardiogramma. Il test da sforzo è un esame sicuramente utile che ci può dare delle indicazioni importanti per capire fin dove il nostro cuore può spingersi. Non deve essere fatto di routine assolutamente, mentre l'elettrocardiogramma e la misurazione della pressione sì. Grazie. Telefonata, pronto? Buondì Stefania, sono Michele. Buondì. Volevo fare una o due domande al dottor Carugo. Sì. Dottore, suo papà prima aveva a che fare con l'Inter, era un cardiologo. Come? No, mio papà faceva... Volevo sapere se il papà di Carugo era... Ma perché le interessa? Noi diamo servizi al cittadino sulle malattie. No,
spiego, perché ai tempi che ho fatto traversi cardiaci. Sì. Ed era il professor Carugo che l'operò? Sì, insieme a Rovelli, Quaini, Pellegrini e Panzeri. Ho capito. Che erano l'elite europea. Comunque la mia domanda è... Prego, la sua domanda è... La mia domanda è questa. Tutti parlano bene dello sport, guarda. Però se io leggo i giornali, leggo sempre che i più longevi con lo sport non hanno niente a che fare. E non sento mai sportivi che passano i 100 anni. Non è che per caso esagerare con lo sport, come nelle macchine, laceri di più i tuoi organi meccanici. Beh, è una bella domanda, grazie, la salutiamo e rispondiamo. Allora, può essere, è una domanda che comunque ogni tanto ci poniamo leggendo i giornali, non è la sola che è arrivata, visto che le sto riunendo per tema, ci scrivono, ci sono stati tanti calciatori giovanissimi che sono morti durante le partite, com'è possibile se c'è l'idoneità sportiva? Facciamo un po' di chiarezza allora sul tema. Allora, sul primo telespettatore, no, mio papà faceva il fotografo, penso che si riferisse al professor Caru, manca la go finale, che era un cardiologo dello sport, quindi questa è la prima risposta. E poi mio papà era milanista come me. La seconda cosa, sì, è vero, lo sport va fatto con intelligenza, con moderazione, e gli sport estremi non fanno bene. Se tu fai tante maratone in modo continuativo non fa bene. Bisogna farlo in modo intelligente lo sport. Però lancio un messaggio. Un conto è il divano, un conto troppo sport. La via di mezzo è sempre quella che noi consigliamo. Invece per la seconda domanda. Allora, tenete conto che si fanno giustamente le visite medico-sportive, dove lì sono importanti perché uno screening di massa può essere valutato, può essere visto. Purtroppo ci sono delle malattie che sfuggono agli esami di routine. Noi dividiamo gli esami di primo livello e di secondo livello. Ok. Primo livello sono quelli che si fanno. Su alcune patologie, solo se si fanno degli esami di secondo livello si possono scoprire. Purtroppo nelle milioni di persone che fanno attività fisica ogni tanto leggiamo uno o due che hanno ad esempio un arresto cardiaco sul campo, però sono pochi ancora rispetto alla popolazione generale. Ok, grazie mille dottore. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo e rispondiamo al resto delle vostre domande telefonate. A tra poco. Rieccoci in diretta col dottor Carugo, parliamo di cardiovascolarità, così in generale, questa nuova... leggiamo un po' di messaggi. Allora, cos'è il soffio al cuore? Può dare disturbi gravi? Scrive... Non si firma, scusate. E poi hanno trovato al mio nipotino un soffietto al cuore, ma dicono che si risolverà crescendo. Condivide Davide da Lecco. Simidi. Allora, il soffio al cuore è come... un rubinetto che perde dell'acqua. Può essere di poca entità e quindi non succede nulla, va controllato nel tempo, come può essere di entità maggiore per cui va sistemato il rubinetto. Il rubinetto sono le valvole cardiache sostanzialmente. Per il bambino si chiama il soffio al cuore, una volta veniva chiamato il soffio innocente. In realtà un'ecografia al cuore conviene sempre farla. Quindi l'ecocardiogramma va a valutare come è fatto il cuore, va a vedere la carrozzeria della nostra macchina, no? Mentre l'elettrocardiogramma guarda la batteria, l'ecocardiogramma guarda la carrozzeria e va a vedere appunto se il soffio è vero oppure è solo un problema di ascoltazione, ma non c'è nulla nel cuore. Quindi al signore di Lecco consiglierei di fargli fare al piccolino un ecocardiogramma, l'ecografia al cuore. Ma questa auscultazione chi la fa? Il pediatra? Il medico di base? Il pediatra, il medico di famiglia. In genere dei bambini il pediatra è il medico di famiglia. Poi a volte uno può sentire il soffio e non ha nulla. Però il fatto di non avere nulla, la certezza ce l'hai solo facendo l'ecocardiogramma. Da casa ha risposto il terzo telespettatore e ha detto: beh, ma il mio pediatra non l'ha prescritto, Davide. Sempre lui. Dica al pediatra di farselo prescrivere. Oppure, io fossi sul papà lo farei, insomma.
perché se no ogni volta, ogni successiva visita, ma suo figlio c'è il soffiettino al cuore e me l'hanno trovato, però finché non fai l'ecocardiogramma non sai se è solo un riscontro, si dice auscultatorio, o effettivamente un qualcosa che c'è. Quindi io sinceramente per cuore la farei. Telefonata. Dubbio. Pronto? Sì, buongiorno Stefania. Buongiorno. E buongiorno professore. Senta, velocemente vi dico i miei valori super veloce. Io ho il colesterolo totale sotto i 200. C'ho quello cattivo 102. I trigliceridi 225 e quello buono 35. Cosa ne pensa? Grazie, saluti. Grazie, spero che li abbia sentiti il dottore, perché io potrei giocarli all'otto, non ho sentito né capito nulla, però confido. Prende delle pastiglie? No, abbiamo messo giù, non lo sappiamo. E non c'è più. Allora, così, senza terapia, va bene, quindi può stare tranquillo, diciamo. Sono dei buoni valori. Se invece un paziente che ha quei valori perché prende delle pastiglie, può fare un pochino di meglio. Però sinceramente diciamo che sono dei buoni valori, insomma. Allora, da casa scrivono: per il colesterolo danno le statine, ma mi hanno consigliato di non prenderle e sostituirle con integratori tipo riso rosso. Non so più che fare, Monica. Le statine funzionano e riducono ictus e infarti. Il riso rosso funziona quando è utilizzato ad alto dosaggio, ma adesso l'EMA, che è il regolatorio europeo, ha ridotto di molto i dosaggi del riso rosso, perché ripeto, il riso rosso al dosaggio vero è come una statina. Quindi poi dipende se la paziente, la signora, ha la pressione alta, il diabete o altro. Però il riso rosso attualmente, con i dosaggi che ci sono, devi avere proprio il colesterolo basso, 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 basso. Chi funziona veramente sono le statine. Ok. Ho sbalzi di pressione frequenti, prendo già la pastiglia al mattino. Faccio bene a prendere il diuretico quando tende ad alzarsi? Umberto, da Vigevano. Dipende che cosa ha Umberto, se è un paziente che ha lo scompenso cardiaco, se c'è un'aritmia, è difficile dirlo così. Sicuramente se gli sbalzi uno può averli anche perché si agita, bisognerebbe conoscere Roberto. Sicuramente il diuretico è un farmaco che funziona rapidamente ed è efficace, però ripeto, bisogna conoscere un po' tutta la storia, le malattie che può avere Roberto. Grazie. Per quanto tempo la pastiglia della pressione va presa senza sentire il parere del medico? Me la diede il cardiologo anni fa e poi non mi sono fatto più vedere. Grazie. Se risposto da solo, conviene, insomma, dopo un po' fare un check. L'esempio che ho fatto all'inizio, se tu vai da Milano a Lecce in macchina, controlli lo stato delle gomme, dell'olio, eccetera. Ogni tanto un tagliandino conviene farlo. E quindi secondo me sei anni che non lo fa, prendendo la pastiglia, per capire se la pastiglia funziona ancora, perché col tempo magari la pastiglia non funziona più, funziona meno, per capire se è il caso di cambiarla o di tenerla modificando il dosaggio. Però insomma ogni tanto bisogna controllarsi. Grazie. Da casa scrivono: i restringimenti delle carotidi influiscono sulle malattie cardiovascolari? Grazie Riccardo. Assolutamente sì, le placche a livello delle carotidi, che sono i vasi che portano il sangue al nostro cervello, se la placca ostruisce il vaso, il placco è una formazione di grasso che si forma all'interno del lume del vaso e va a ostruirlo. Oltre una certa percentuale può ostruire il vaso e ti dà l'ictus. Quindi c'è un esame semplice che è l'ecodoppler dei tronchi sovraortici, che va a vedere come sono i vasi del nostro collo e se arriva bene il sangue al cervello. Quindi la risposta è sì e bisogna controllarlo col doppler. Ho meno di 40 anni, ogni tanto ho le orecchie ovattate, soprattutto quando sono stressata. Potrebbe farmi venire un ictus? Grazie. Mi sembra di no, insomma, l'orecchio ovattato con lo stress, poi bisogna conoscere anche qui che cos'è la paziente, com'è, che cos'ha, è difficile da... In genere, più che l'ovattamento, se ti viene un acufene,
il fischio all'orecchio può essere un campanello d'allarme di malattia vascolare. Ah, quindi più il fischio. Che l'ovattamento è il fischio. E più il fischio. Se uno gli dovesse comparire il fischio, attenzione, fate un check anche in questo caso per capire come state dal punto di vista cardiovascolare. Vabbè, una domanda generica che secondo me può essere anche utile a tutti. Domenico, come si previene l'infarto? Ma soprattutto che cos'è? Come mi accorgo? Grazie. Un po' generico, l'infarto però. L'infarto è uno stuzzo. No, no, è giusto. L'infarto è un'ostruzione dei vasi che portano il sangue al cuore. Si può, o delle placche o dei trombi che ostruiscono le nostre coronarie, che appunto sono i vasi che portano il sangue al cuore. E uno come lo sente? Come un dolore. Sente il dolore al petto. Tipico esempio, la mano così. Oddio, sento un peso qua, magari irradiato al braccio sinistro, oppure alla mandibola. Ecco, se un paziente, una persona ha un dolore così, è meglio fare un elettrocardiogramma in più che un elettrocardiogramma in meno, perché l'infarto è ancora oggi, le malattie cardiovascolari sono ancora oggi la prima causa di morte nel nostro paese. Ecco, ma dovrebbe andare in quel caso in ospedale oppure perché... In cioè ospedale, fare gli esami del sangue, fare gli esami, l'elettrocardiogramma, eccetera. Okay. Ma il dolore di cuore si sente bene, è proprio un'oppressione così, quindi... Okay. Mio papà ha avuto un'ischemia, cioè familiarità, Lucia? Sì, ischemia penso al cuore o al cervello. Non l'ha scritto. Dipende che ischemia, però in genere uno può essere, faccio questo esempio sempre semplice per far capire ai telespettatori, tu puoi essere super atleta, fare le maratone, stare attento con la dieta, eccetera, ma se tuo papà e tua mamma hanno avuto un infarto, un ictus, al di sotto dei 50 anni, attenzione, c'è la familiarità. Quindi anche tu puoi essere predisposto ad avere un evento. Quindi noi chiediamo sempre, ma senta, suo papà e sua mamma, come stanno, cosa hanno avuto? Se un paziente dice, ah, mio papà a 40 anni ha avuto l'infarto, mia mamma a 45... Noi attenzioniamo il figlio perché anche lui, pur essendo, ripeto, stare attento, eccetera, può essere a rischio cardiovascolare. La familiarità sia importante. Ecco, ma perché sopra i 50 anni invece è più frequente? Insomma, se ha 80 anni, se mi dice mio papà ha 80 anni, ha avuto un infartino, chi se ne frega. Se l'ha avuto invece in età giovanile, sotto i 55 anni, conta. Allora, iperparatiroidismo. Io non sono abituata a dirlo. Può influire sul cuore, Jessica? Sì, può far alzare la pressione. E poi è vero che se assumi le statine per un certo periodo poi devi continuare ad assumerle anche se i valori si stabilizzano, Federico? Sì, soprattutto se tu hai già avuto un infarto, un ictus e delle placche in giro. Sono farmaci che bloccano la placca, la fanno anche regredire, però se tu le sospendi non va bene, quindi la risposta è sì. Allora, abbiamo pochissimo tempo, abbiamo un paio di minuti a disposizione ancora, magari leggeremo ancora qualche messaggio, però siccome ieri abbiamo ospitato la dottoressa senologa e ci ha parlato della carovana della prevenzione fatta dal Policlinico, ne approfitto per insomma chiedere qualcosa anche a te, se anche tu ci sarai in questi giorni, tanto rivediamo magari anche la locandina, così i nostri amici sanno di questa iniziativa, un programma nazionale itinerante dove appunto fa della prevenzione, giusto? Soprattutto rosa, visto che ottobre è mese rosa. Sì, facciamo da prevenzione, una prevenzione per i tumori del seno, per la mammella, diamo anche un consiglio dal punto di vista cardiovascolare. Il mese scorso abbiamo fatto qui da me al centro ipertensione il controllo gratuito dei livelli di colesterolo. Come Policlinico di Milano siamo in prima linea gratuitamente, ripeto gratuitamente, per cercare di prevenire le malattie più frequenti a Milano. Questo è il mese rosa, quindi soprattutto nelle donne tutte le patologie legate più al sesso femminile, ma anche noi come rischio cardiovascolare. È un impegno che ci stiamo mettendo con diversi colleghi a favore dei nostri cittadini, insomma. Certo, perché comunque è importante fare prevenzione, magari arrivano le lettere a casa, ogni tanto ce le si dimentica. E quindi abbiamo sia chi è molto brava, attento. Hai detto una cosa importante, perché molto spesso l'ATS,
la vecchia ASL, manda a casa le lettere, fai sangue occulto nelle feci, fai la mammografia, fai e la gente se ne frega. Dopo, e sono esami gratuiti che si fanno, dopo cosa succede? Uno scopre davvero il tumore alla mammella, il tumore al colon, il colesterolo alto, mi viene l'infarto e poi uno piange. Mi raccomando, quando ci sono questi screening, fateli, sono gratuiti ma importanti. Mi raccomando, perché sennò purtroppo molta gente non li fa e poi quando noi vi ricoveriamo molto spesso siamo già troppo in là. Oppure quando c'è qualche sintomo poi non si trova magari posto subito, invece se uno si è portato un filino avanti, visto che c'è la possibilità di certo, assolutamente. Farlo. Telefonata ultima, pronto? Pronto, vediamo se ce la facciamo. Va bene, allora sono anche tanti messaggi, promettiamo che rinvitiamo il dottor Carugo, intanto lasciamo andare il direttore, grazie. Grazie a voi, grazie per quello che fate, perché parlare con i cittadini vuol dire far capire. Ma cos'è che hai in mano? Una mela al giorno che toglie il medico di torno, no? Ah, c'è un cuore antistress. Ah, un cuore. Va bene, allora siamo a tema, però anche l'alimentazione sana l'abbiamo detto. Grazie al direttore cardiologia policlinico, grazie a Stefano Caruso. Noi ci vediamo dopo la pubblicità per parlare di calcio tra poco.